buongiorno, sono Gallo Francesco, il segretario dei Cuochi dell'Amore di Torino e oggi ci troviamo qua insieme a Cristina Cuscunà, che è la nostra consigliera, perché noi siamo l'associazione dei Cuochi di Torino e Provincia. E fra i tanti progetti che stiamo portando avanti, uno dei quelli importanti che fanno parte dell'atto costitutivo dell'Associazione Cuochi della Mole è quello di portare innovazione e ricerca per quanto riguarda la cucina. Cucina che, come Cristina ci racconterà adesso, è una cucina che nasce come associazione in Torino 300 anni fa, dico bene? Sì, i Cuochi di Torino hanno 300 anni di storia. E quindi noi vorremmo, tra le varie cose, a ottenere un progetto nuovo. Nuovo che significa rivisitare anche la cucina del passato con strumenti moderni nei quali riusciamo a far attrarre soprattutto i ragazzi che ultimamente hanno un po' abbandonato questo settore che è difficile, complesso, che porta via tanto tempo, ma che è affascinante, che ti ruba l'anima e il cuore tutti i giorni. Sì, perché in associazione consideriamo la figura del cuoco come un trade union fra tradizione e innovazione. Noi consideriamo i cuochi come ambasciatori dei territori, quindi portatori di quelle che sono le tradizioni, ma con un occhio ovviamente al futuro e quindi a tutto quello che può essere innovazione e sviluppo in cucina attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Quello che vediamo oggi è proprio un esempio di questa attività che stiamo portando avanti con una diciamo con esponenti qualificati della nostra associazione che sul territorio svolgono attività di ristorazione. Oggi abbiamo l'evaporatore rotante, una macchina affascinante che ancora non tutti conoscono, ma che offre delle potenzialità enormi. La bassa temperatura non modifica l'alimento di per sé e la bassa pressione soprattutto fa sì che questo alimento si divida in due parti importanti. Una, la parte trasparente e evanescente del prodotto, nel quale odori e profumi e sapori vengono riportati, e una parte invece concentrata, dove c'è una parte più pesante dell'alimento, prodotto, quello che si vuole, che ne rimane di una consistenza e di un gusto decisamente più importante. Ecco, tutto questo è promuovere un apparecchio e vendere un prodotto. 300 anni fa non c'erano i fuochi a gas, non c'erano le piastre a induzione. La cucina va avanti e così anche l'alimentazione umana. Si scoprono sempre più problematiche derivate dall'alimentazione. Una di quelle è quella di non bruciare troppo gli alimenti, per assurdo, perché si è scoperto che tanti alimenti possono provocare delle malattie importanti all'essere umano. Questa potrebbe aiutare un po' anche l'alimentazione a essere sempre più sana, che fa sempre parte dei progetti dei Cuochi della Mole, quelli di portare un'alimentazione sana nei ristoranti, nelle mense collettive e nell'alimentazione umana del genere. Il risultato infatti di piatti ottenuti con questo tipo di procedimento si può definire sicuramente di tipo salutare, in quanto si vanno a trattare gli alimenti con tutta una serie di accorgimenti che ne esaltano i valori nutrizionali e che sicuramente abbassano tutti gli effetti di alcuni trattamenti tradizionali che, appunto, come ricordava Francesco, si è visto possono essere nocivi per la nostra salute. Questo è solo l'inizio, insieme ai nostri associati vi guideremo in un percorso per farvi conoscere una nuova tecnologia ancora poco utilizzata ma con alte potenzialità per la cucina del futuro.